Prima di capire come funziona un'azienda turistica, un tour operator, è importante capire intanto come si apre un'azienda, che cos'è un'azienda, un'impresa e come l'imprenditore poi comincia a svolgere le proprie mansioni di imprenditore all'interno della propria impresa. Quindi è fondamentale toccare questo argomento. Come ci muoveremo all'interno del mondo? L'indice, diciamo, sarà quello di partire da un'idea imprenditoriale con la creazione di un'azienda va nelle varie distinzioni di aziende. Considerando che un'azienda è un'azienda, quindi anche un'azienda turistica è un'azienda, nella scelta dell'impresa noi sceglieremo l'impresa turistica e lì poi entreremo nel merito dell'impresa turistica. Quindi la nostra impresa turistica sarà un'impresa che lavorerà nel turismo religioso e che magari sarà proprietaria di pullman in modo tale o comunque di mezzi di trasporto, in modo tale da spiegare anche il contratto di trasporto. Quindi ci muoveremo in questo modo. Potete prendere appunti tranquillamente, sebbene le slide vi saranno consegnate. Ci sono alcuni concetti che toccheremo, tipo ad esempio la definizione, quando arriveremo all'impresa, di tour operator e di agenzia di viaggi che non ho inserito nelle slide, magari le inserirò nelle slide della prossima lezione, però le definizioni posso darvele a braccio già ora, quindi magari voi prendete appunti e lo scrivete, tanto ripeto, è una lezione molto libera, molto aperta. Va bene? Cominciamo con una lettura. Se fossimo in aula, chiederei a uno di voi di leggere, ma vi risparmio l'incombenza e leggo io. Ci sono alcune slide che faremo leggendo, altre che andremo più velocemente e a braccio, però chiaramente quelle più importanti e che hanno bisogno che i concetti restino, è importante leggere. Usanza che le nuove generazioni, ad esempio, hanno perso purtroppo la lettura. Allora, l'idea imprenditoriale. E qui partiamo dalla realizzazione di un'impresa. La realizzazione di un'impresa è un processo lungo e articolato che parte dall'esame di un'idea, il sogno che ognuno di noi vuole realizzare e arriva fino alla stesura di un progetto ben preciso. Una volta definita la propria idea imprenditoriale, occorre attivare quel processo denominato business planning, che attraverso un'analisi tecnica porta alla realizzazione dell'idea stessa. Qui già ci possiamo fermare, ne abbiamo letto solo alcuni pochi righi, perché a voi, vabbè, vi è stato risparmiato l'esame finale, però io, diciamo, vi tratterò come se foste degli allievi e che a fine corso dovrebbero sostenere questo. Ecco, è importante capire qualcosa. Poi la definizione di business planning la daremo in un secondo momento. Si sente sempre parlare troppo di business plan. Ogni cosa è business plan. Ma perché non fai un business plan? Proponi il business plan. Però molti ignorano e sottovalutano ciò che viene ancora prima del business plan, che è il concetto dell'idea imprenditoriale. In realtà, se noi non abbiamo un'idea, non potremo nemmeno mai compilarlo un business plan. Quindi, quando qualcuno sul vostro percorso professionale dovesse chiedere: ti posso fare un business plan oppure fammi un business plan, prima di cadere nel giochetto della qualunqueria, è importante capire di cosa ti stia parlando. Perché se non si ha una idea imprenditoriale nel meglio definita, nel miglior modo definita,
è inutile nemmeno cominciare a scriverlo il business plan. Quindi l'idea imprenditoriale, cronologicamente parlando, viene addirittura prima del business plan. Si pone su un livello sul piedistallo, parte tutto da noi, dalla nostra idea. E solo dopo, leggiamo, attraverso un'analisi tecnica, il business plan è lo strumento che porta alla realizzazione fisica, concreta, materiale dell'idea stessa. La nuova impresa, quindi, può nascere da un'intuizione, da un'idea, da un'invenzione, dalla scoperta di nuova tecnologia, dalla domanda di un prodotto o servizio, di un prodotto appunto servizio, dal cambiamento dei gusti, dalle propensioni di acquisto dei consumatori, dal successo di altre imprese, dall'individuazione di un bisogno o di una carenza del mercato, da un'abilità nel realizzare un manufatto. Per sviluppare un'idea imprenditoriale occorre analizzare i bisogni che si intendono soddisfare e quindi il sistema di produzione che si intende offrire. In pratica, bisogna avere le idee chiare almeno su tre cose: cosa si vuole vendere, a chi, come fare per produrre il prodotto oppure erogare il servizio. Quindi, come vedete, qualsiasi idea imprenditoriale che porti alla creazione di un business plan si può plasmare a quello che è il nostro modulo incentrato sul turismo religioso. Cosa si vuole vendere? Lo sappiamo cosa vendiamo noi. Pacchetti turistici. Io tendenzialmente negli ultimi anni preferisco dire io vendo esperienze, quindi vendo un sogno ed è vero alla fine, perché vi basti pensare nell'ultimo viaggio, nell'ultimo gruppo di incoming che ho realizzato, io ho portato una cinquantina di persone dal Perù in visita a Padre Pio. Padre Pio si trova, come credo tutti sappiamo, a San Giovanni Rotondo. E io sono di Foggia, quindi chiaramente è il santo più vicino a me. Quindi diciamo il mio turismo religioso è incentrato su Padre Pio e Assisi in incoming, cioè turismo che io faccio, incoming, stranieri che porto in Italia. Ma voglio dire, grazie a Dio, l'Italia si presta a turismo religioso in ogni territorio. Basti pensare alla Basilica di San Nicola a Bari, tanto per dirne una. Quindi ho realizzato il sogno di queste persone che dal Perù, sebbene possa sembrare strano andare a visitare una chiesa e quindi pensare di realizzare il sogno in una persona, eppure sì, perché non si chiedono, diciamo, preghiere solo alla Madonna di Lourdes o miracoli o comunque devozioni, ma ogni persona a questo mondo è devota, parliamo di chiaramente credenti, è devota al proprio santo. E quindi mi ha gratificato professionalmente moltissimo la realizzazione di un sogno. Io a queste persone ho realizzato un sogno, creando un'esperienza per loro indimenticabile. È chiaro che poi sulle righe di un quaderno o di un libro si chiama pacchetto turistico, però è importante capire cosa c'è dietro il pacchetto e c'è l'idea imprenditoriale che io più di 30 anni fa ho avuto. Quindi cominciamo a entrare nell'ottica del corso, perché noi non andremo a vedere solo slide e a capire concetti, cerchiamo di capire davvero come si struttura un'azienda, che le aziende alla fine sono fatte di uomini. Quindi facciamo attenzione a questo aspetto. Leggiamo sulla slide. Per sviluppare un'idea imprenditoriale occorre analizzare i bisogni che si intendono soddisfare. Segniamocela questa frase: analizzare i bisogni che si intendono soddisfare, perché questa frase noi la ritroveremo spesso andando avanti con il progetto. Ma che cosa fare? Poniamo il caso che noi quindi abbiamo capito che abbiamo un'idea imprenditoriale, che è quella di creare un tour operator. Quindi che cosa fa? Che cosa fare ora?
Per avviare un'attività di qualsiasi tipo occorre sapere che sono previsti degli adempimenti di legge. E quindi intanto dobbiamo sceglierci il codice di attività, il famosissimo codice Ateco di attività, che chiaramente sceglieremo anche insieme a dei consulenti, che possa essere un CAF, un commercialista. La scelta del codice avrà ripercussioni sulla gestione fiscale e previdenziale, ma sarà lo stesso consulente ad aiutarci. Puoi scegliere il regime fiscale a seconda del fatturato che prevediamo di avere. Anche qui il nostro consulente ci indicherà quale scelta sia migliore nella scelta della società che andremo ad aprire, e poi compilare la dichiarazione di inizio attività. Tutte queste procedure si fanno insieme al consulente e alla Camera di Commercio della città dove risiediamo. Per la compilazione ci si può svolgere appunto direttamente ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate o della Camera di Commercio se abbiamo deciso di avviare un'impresa, come nel nostro caso. Se si ha bisogno di consigli, poi vedete centri di assistenza fiscale o comunque da un commercialista. Dopodiché il prossimo passo successivo è l'apertura di una partita IVA. Se il codice attività scelto rientra tra le attività di impresa, è necessario rivolgersi alla Camera di Commercio. Invece, se costituisce attività di lavoratore autonomo, poi lo vedremo, bisognerà andare direttamente all'Agenzia delle Entrate. L'apertura e la chiusura della partita IVA sono gratuite. L'iscrizione entro 30 giorni presso il registro delle imprese e poi iscriversi all'INPS per la previdenza sociale, quindi per la pensione, e all'INAIL eventualmente per gli infortuni sul lavoro. Dopodiché si compila, si effettua praticamente in modo digitale ormai, la SCIA, che è la segnalazione certificata di inizio attività, e siamo pronti a lavorare. Ok? Vi dico, io diciamo faccio conto come se stessi presentando ad una platea di allievi che sono ignoranti in qualsiasi materia. Io non so se di fronte ho dei professionisti, dei commercialisti, oppure non ne ho idea. Quindi la mia lezione viene fatta come se stessi sviscerando le nozioni a degli studenti a tutti gli effetti, e quindi do per scontato che non si sappia nulla di ciò che parlo, insomma, delle nozioni di cui parlo. Quindi, quando ho detto aprire una partita IVA, che cos'è la partita IVA? La partita IVA è quel codice alfanumerico che identifica le attività commerciali in Italia. Perché sappiamo che un'attività commerciale, quindi una società, ha una propria personalità giuridica, lo vedremo dopo, distinta dai soci. E quindi deve essere dallo Stato riconosciuta. Il modo di riconoscimento di un'attività commerciale, di una società, avviene attraverso l'assegnazione di una partita IVA, che è un codice alfanumerico che in Italia inizia con IT, Imola Torino, quindi IT, quindi, e poi 0328 0330, un po' come l'IBAN, che per i conti correnti italiani comincia con IT. Quindi chiaramente la partita IVA ha 11 cifre, le iniziali in lettere non vanno mai comunicate. Quindi quando di una partita IVA di un'azienda apparirà esclusivamente il codice numerico, le 11 cifre numeriche. Vado avanti, le forme giuridiche. E quindi le società, le differenti forme giuridiche previste dal nostro codice civile sono la ditta individuale, impresa familiare, poi le due branche, società di persone, società semplice, nome collettivo in accomodita semplice, e le società di capitali, società a responsabilità limitata, semplificata per azioni in accomodita per azioni, e poi società cooperativa, artigiana e agricola. Per quello che ci riguarda, quindi per quanto riguarda
la nostra attività di impresa volta alla creazione di pacchetti turistici da vendere nel mercato del turismo religioso, sceglieremo la forma giuridica più ampia per antonomasia, che è l'SRL, la società a responsabilità limitata, SRL. Notevole rilevanza ha la forma giuridica, cioè l'insieme di norme che regolano i rapporti all'interno dell'impresa. Quindi la forma giuridica, la personalità giuridica, ci indica che la società ha una vita a sé indipendentemente dai soci. Sulla base della forma giuridica distinguiamo le imprese individuali e le società. Poi le società a loro volta si distinguono in società di persone, di capitali e cooperative. Che cosa distingue sostanzialmente le società di persone dalle società di capitali? Le società di persone sono organizzate in funzione dell'uomo socio, il quale viene preso in considerazione per le qualità personali e professionali, per la sua situazione patrimoniale, mentre nelle società capitali, le società di capitali sono organizzate in funzione dei capitali conferiti dal socio. In sintesi, i principali caratteri distintivi sono i seguenti: il diverso regime di responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali. Cosa sono le obbligazioni sociali? Sono i debiti, gli impegni che le società prendono nei confronti dell'esterno, quindi dei fornitori, delle banche, degli istituti di credito. La diversa misura del potere del socio con la propria opera di incidere sulla gestione delle società. Quindi, tradotto, che cosa significa? Che nelle società di persone la responsabilità per le obbligazioni sociali è dei soci. Quindi i soci sono responsabili solidalmente degli impegni, degli impieghi, delle obbligazioni, dei debiti sociali. Che cosa succede invece nelle società di capitale? E lo vediamo qui dalla slide. Quindi vedete, nelle società di persone i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per qualsiasi debito contratto nell'esercizio dell'attività. Nelle società di capitali invece non è così, almeno nella maggior parte delle società di capitale. Perché? Perché rispondere delle obbligazioni sociali, quindi dei debiti delle società, non sono i soci, ma è la società stessa. Perciò si chiama società a responsabilità limitata, dove la responsabilità dei soci è limitata da quella della società. Allora, dicevamo, la differenza di personalità, di responsabilità dei soci all'interno delle società. Nelle società di persone, il socio risponde illimitatamente e solidalmente. Che cosa vuol dire illimitatamente e solidalmente? Facciamo degli esempi proprio base. Rispondono illimitatamente, che vuol dire che io ho creato una società di persona, ho fatto degli acquisti, quindi ho dei debiti verso dei fornitori di 100.000 euro. La mia società non ha soldi per pagare questi debiti perché avevo comprato del materiale per creare dei telefonini da vendere, il camion ha fatto incidente, i pezzi si sono rotti, non sono riuscito a venderli, non ho guadagno, non riesco a pagare il fornitore. Chi paga questi 100.000 euro? Chi è responsabile? Chi risponde per questo debito? La società? No. Il socio, perché non è tutelato dalla responsabilità e dalla personalità giuridica della società. Ma che cosa succede se siamo due o tre soci? In questo caso, 120.000 euro di acquisti. Ovviamente, chi risponde per i debiti in parti uguali, tutti e tre, 40 per 3 sono 120.000 euro. D'accordo, se siamo tutti amici. Ma se uno dei tre soci non riesce a pagare, che cosa succede? Succede che gli altri sono solidalmente
responsabile. Addirittura anche uno solo può essere solidalmente responsabile nei confronti degli altri. E poi chiaramente lui può rivalersi legalmente nei confronti degli altri soci, ma la società pagherà i debiti con i beni di un unico socio, perché nelle società di persone i soci sono quindi illimitatamente e solidalmente responsabili degli impegni, delle obbligazioni sociali. Nelle società di capitali questa cosa non avviene, perché l'SRL, ad esempio, ha una sua personalità giuridica, quindi quando i soci mettono 120.000 euro come capitale sociale, la società risponde per i debiti per 120.000 euro con il suo patrimonio. E se i debiti sono superiori, i soci non rispondono con il proprio capitale personale. È un po' difficile avere dei debiti superiori al capitale, solo in alcune circostanze si possono avere, o quando i fornitori ci fanno credito, quindi la società ha 100.000 euro di capitale sociale, compra 150.000 euro di beni, dipende dal fornitore. Se il fornitore ce li ha dati e si è accontentato dei 100.000 euro, è lui che ha un rischio di solvibilità, perché noi questi 50.000 euro non glieli abbiamo dati. Io, che sono socio dell'SRL, sicuramente non ce li rimetto. Al limite, il fornitore non sarà pagato per 50.000 euro. Quindi è un rischio che cade sul fornitore, quello della dilazione dei pagamenti, oppure nei confronti dell'istituto di credito. Quindi io ho 120.000 euro nel capitale, come capitale sociale, chiedo alla banca 30.000 euro, la banca me li dà e quindi io pago i 150.000 euro del fornitore, sono esposto con la banca per 30.000 euro, ed è un rischio che si è accollato la banca, perché io non ce li ho nel capitale sociale. Questa cosa nella realtà, soprattutto il secondo punto, non avviene mai, perché gli istituti di credito, a tutela della propria patrimonialità, non elargiscono finanziamenti se non liberano la responsabilità del socio dalla società. Quindi che cosa avviene? Che se l'istituto di credito eroga 30.000 euro alla mia società, mi fa firmare una carta da dove si evince che per questi 30.000 euro risponde in primis la società. Ma se la società non dovesse averli, io, il socio, sebbene faccia parte di una società a responsabilità limitata, può rispondere dei beni con i propri beni personali se la società non ce la fa. Quindi diciamo che è vero che la società a responsabilità limitata tutela i soci, ma chiaramente non sempre. Quindi l'ideale sarebbe non esporsi mai più, non fare mai il passo più grande della propria gamba. Come si costituisce una SRL? Perché noi ora stiamo costituendo, ricordiamoci, la nostra SRL per il nostro scopo, che è quello di aprire un tour operator e lavorare nel turismo, principalmente nel turismo religioso. Per fondare un SRL è necessario disporre, facciamo così, facciamo prima il modulo sulle società, dopodiché ci prendiamo una piccola pausa. È necessario disporre di un capitale sociale minimo di 10.000 euro. Quindi si versa questa società diviso in quote in base ai soci. Ciascun socio acquisisce un potere direttamente proporzionale alla quota posseduta, a meno di diversa indicazione dei soci stessi. Possono essere oggetto di conferimento denaro, crediti, beni mobili e immobili, prestazioni di opere o di servizi in favore della società. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della società bisogna versare almeno il 25% dei conferimenti in denaro. Quindi vuol dire che su 10.000 euro almeno 2.500 euro devono essere versati in denaro. Ma se la nostra SRL
dovrà lavorare nel turismo e dovrà accompagnare gruppi di pellegrini, io, ad esempio, la mia rimanente parte, posso fornire il mio pullman. E quindi io metto a disposizione il mio bene mobile. Magari l'altro socio mette a disposizione il proprio immobile, in modo tale che così abbiamo anche una sede fisica dell'azienda. Quindi i conferimenti non necessariamente vanno fatti in denaro, solo il 25% del capitale sociale, chiaramente. L'atto costitutivo deve essere redatto come atto pubblico, cioè nel senso che lo devono sapere tutti, quindi è necessario un notaio e deve contenere tutti i dati necessari all'identificazione dei soci. Attenzione perché questo dati necessari all'identificazione dei soci lo troveremo anche quando noi andremo a compilare un business plan da presentare alla banca, per farci avere potenzialmente il finanziamento per poter aprire la nostra SRL. Quindi, nell'atto costitutivo vanno indicati i nomi, i cognomi dei soci, la sede della società, l'oggetto sociale, il capitale, i conferimenti delle quote e anche l'indirizzo della società. Quindi, tutto entro 20 giorni dalla sottoscrizione, il notaio deve depositare l'atto costitutivo e richiedere l'iscrizione della società presso l'ufficio del registro delle imprese competenti. L'abbiamo visto prima con la Camera di Commercio. Qui possiamo vedere la distinzione negli ultimi tempi che il governo ha dato in Italia, ha dato la possibilità appunto di snellire, semplificare la creazione di un SRL come. Leggiamo, l'SRL pluripersonale, anche la società a responsabilità limitata con un unico socio, è dotata, come abbiamo visto, di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta. Autonomia patrimoniale perfetta vuol dire che è la società che risponde illimitatamente e solidalmente per gli impieghi sociali, l'abbiamo visto prima. Quindi il governo ha dato negli ultimi anni la possibilità di costituire una SRL o addirittura una SRLS semplificata. Per agevolare l'avvio di imprese è stata introdotta nella normativa italiana una nuova forma societaria, la società a responsabilità limitata semplificata. A partire dal 29 agosto 2012, quindi già una decina d'anni fa, è possibile costituire questo nuovo tipo di società che gode di un regime agevolato, sia per l'ammontare del capitale necessario per la sua costituzione, che non è più 10.000 ma è 1 euro, quindi l'SRLS si costituisce praticamente gratuitamente, sia per i minori costi da sostenere per la sua creazione. Per agevolare, appunto, abbiamo visto le caratteristiche. Non sono previsti requisiti di età, o quantomeno chiaramente la maggiore età. Nella denominazione dovrà essere specificato che si tratta di SRLS. Il capitale sociale può variare da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 euro, che è il minimo per cominciare l'SRL. Il capitale deve essere interamente sottoscritto e versato alla data di costituzione, inoltre deve essere versato in denaro, ovviamente, siccome si parla di cifre minime. L'atto costitutivo, anche qui in forma pubblica, i costi di costituzione. L'atto di costituzione, l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese, come vedete, sono esenti da diritto di bollo e di segreteria. Non sono dovuti onorari notarili. Vi basti pensare che una firma di un notaio nella costituzione di un SRL può anche arrivare a 10.000 euro, non solo la firma. Chiaramente tutta la registrazione in qualità di atto notarile. Quindi il fatto che per costituire un SRLS lo Stato abbia manlevato di tale responsabilità non è poco. Devono invece essere versati l'imposta di registro, i diritti camerali e chiaramente bisogna necessariamente aprire la partita IVA e altre imposte previste per legge. Però, intanto vedete la differenza tra società a responsabilità limitata in questo specchietto e
e poi le differenze tra l'S e l'S. Quali sono i pro e i contro? Ve li dico a senso. È ovvio che la responsabilità limitata, semplificata, ha dei costi di avviamento molto bassi. È chiaro che però l'SRLS, non si può, tenere per sempre, quindi anche perché a frutto dei fatturati che l'azienda, fa successivamente a quella che è la fase di startup, quindi di avviamento, è normale che poi è previsto un adeguamento a livello societario, quindi non si può avere un SRL per sempre, cioè la fine, l'evoluzione dell'SRL S è nella SRL, quindi è chiaro che la si può valutare solo nella fase appunto dello startup. Vedete qui si parla appunto in questa slide di SRLS. Quindi vedete i costi sono addirittura molto molto più bassi di una SRL normale. Quindi, dopodiché abbiamo la società per azioni. Anche qui la società per azioni, vedete, a differenza delle società di persone, sono dotate di personalità giuridica. In questo caso, le attribuzioni, i conferimenti, quindi della società per azioni non è capitale, ma lo si trasforma sotto forma di azioni. Quindi nelle società per azioni, per le obbligazioni sociali, risponde anche qui solo la società con il suo patrimonio. La società per azioni gode chiaramente di autonomia patrimoniale perfetta. Ovviamente, come abbiamo già avuto modo di indicare prima, poc'anzi, il conferimento viene valutato sotto forma di azioni. Quindi la società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a 50.000 euro, un tempo era 200.000 euro, quindi adesso anche qui lo Stato ha snellito moltissimo. Le società per azioni si possono costituire per contratto o atto unilaterale. Anche qui l'atto costitutivo deve avere una forma pubblica e vabbè, lo statuto, diciamo, l'iscrizione nel registro delle imprese avviene con la stessa metodologia dell'SRL. Quello che ci preme sottolineare nella società per azioni è la distinzione tra azioni e obbligazioni. La differenza fondamentale tra un'obbligazione e un'azione è che l'investimento azionario ha dei rendimenti incerti, mentre quando un emittente emette un'obbligazione si impegna formalmente a ripagare il capitale a scadenza e gli interessi periodici. Mentre l'azionista è socio della società emittente, l'obbligazionista non è creditore. Questa slide è un po' difficile da comprendere. Io mi sono dimenticato nella mia presentazione di dirvi che sono anche un promotore finanziario, quindi per diversi anni nella mia vita ho collaborato con istituti finanziari proprio con degli asset, dei fondi di investimento in azioni e valute e obbligazioni. Quindi cercherò di farvi capire in maniera molto spicciola la differenza tra azione e obbligazione, non solo lato utente, ma anche lato azienda. Quindi le azioni costituiscono ciò che la società ha conferito in capitale all'interno della stessa società. Quindi io ho 200.000 euro di capitale sociale, lo converto in azioni, cioè cerco di capire il valore che do a un'unica azione a completamento del mio capitale sociale. Quindi se io ho 100.000 euro di capitale sociale e un'azione costa 10 euro o 100 euro, vorrà dire che avrò 1.000 azioni. Quindi il mio capitale sociale, in base al valore dell'azione, mi dà la possibilità di capire quante azioni ho. Chiaramente le società per azioni si costituiscono per essere poi con il fine di essere quotate in borsa, altrimenti non avrebbe senso.
Tant'è che molte coobbligate della Fiat sono SRL, sebbene possano tranquillamente permettersi di essere società per azioni. Quindi la scelta di trasformarsi in società per azioni è principalmente dovuta al fatto di quotarsi in borsa. Quindi se io domani mi dovessi quotare in borsa, so che il mio capitale sociale è investito in 1.000 azioni del valore unitario di 100. Che cosa succede se il giorno dopo questa azione vale 200 euro? Così per semplificare. Il mio capitale sociale si è praticamente raddoppiato grazie al valore che il mercato ha dato all'azione. Stesso discorso però, per contro, è se il giorno dopo le mie azioni valgono 50 euro anziché 100 euro. Quindi, quando si parla di investimento in azioni, non è detto che il cliente, in questo caso l'azionista, ci guadagni. Non vi è la certezza che l'azionista ci guadagni, può anche rimetterci. Invece le obbligazioni cosa sono? Le obbligazioni sono una delle principali forme di indebitamento dell'azienda nei confronti degli obbligati, nei confronti dei quali l'azienda si obbliga a dare un guadagno. Quindi io creo delle obbligazioni che se l'obbligazionista acquista è vero che mi dà soldi, ma io chiaramente a fine anno, fra 6 mesi, sarò tenuto a dare praticamente il guadagno, quindi l'interesse all'obbligazionista, grazie al quale io però ho potuto avere dei soldi perché lui me li ha prestati. Ecco perché l'obbligazione dà un guadagno certo all'obbligazionista, anche alla società, l'azione no. E questa è la distinzione principale tra azioni e obbligazioni. La società in raccomandita per azioni è in disuso, ve la potete studiare perché è una delle forme di società di capitali all'interno della quale esistono dei soci che sono limitatamente responsabili del proprio patrimonio e alcuni soci che invece sono illimitatamente e solidalmente responsabili dei debiti, mentre sapevamo che nelle società di capitali la responsabilità del socio era tutelata da quella della società. Nella società in raccomandita per azioni non è così, c'è una forma ibrida tra società di capitali e di persone. Ci sono queste due forme di soci, gli accomandanti, che sono esclusi dall'amministratore, dall'amministrazione, ma che però godono della tutela del capitale in base alla loro quota. Gli accomandatari invece non godono della tutela e quindi sono solidalmente e illimitatamente responsabili dei debiti, però partecipano all'amministrazione e alla gestione dell'azienda. Quindi in realtà i soci accomandatanti sono esclusivamente dei finanziatori di impresa, sono gli accomandatari poi che decidono cosa fare dei soldi acquisiti in un certo senso. Poi qui vediamo la slide, un confronto per aiutarvi tra SPA e SRL. Facciamo un mini sunto degli argomenti trattati fino ad ora. Quindi abbiamo parlato di idea imprenditoriale per riassumere un po' tutto in punti. Idea imprenditoriale, che è quella, la linfa vitale, che quindi ci dà la benzina per poter creare qualsiasi cosa. Quindi dall'idea parte tutto. L'idea imprenditoriale, successivamente bisogna mettere per iscritto quella che è l'idea imprenditoriale. Noi forse non ce ne stiamo nemmeno accorgendo, ma in realtà stiamo già compilando quello che poi vedremo successivamente nella lezione successiva, il business plan, che non è altro che lo strumento che ci dà la possibilità di rendere fisico, di trasformare fisicamente quella che è stata la nostra idea imprenditoriale. Come la mettiamo in atto? Creando una società, quindi potendo distinguere tra società di persone
e società di capitali in base a quelle che sono le esigenze poi di ognuno di noi e soprattutto di quello che deve essere il core business dell'attività. E quindi società di persone facendo attenzione alla responsabilità giuridica che nelle società di persone è illimitata e solidale nei confronti dei soci e le società di capitali. Abbiamo visto società a responsabilità limitata, società per azioni e società a responsabilità limitata semplificata. Cosa li accomuna? La responsabilità giuridica della società che tutela la responsabilità dei soci, che in questo caso è limitata e non solidale, ad eccezione che nella società in accomandita per azioni, dove i soci si distinguono in soci che sono esclusivamente finanziatori e che quindi rispondono solo limitatamente alle proprie quote, e in soci, gli accomandatari, che invece gestiscono l'azienda e che sono responsabili illimitatamente e solidalmente dei debiti societari. Poi abbiamo visto la società per azioni, che si costituisce trasformando il proprio capitale sociale in azioni, attribuendo a queste un valore, e lato utente la certezza di avere un guadagno se si acquistano delle obbligazioni e l'incertezza di avere un guadagno se si acquistano azioni. In questo caso, chiunque acquisterebbe obbligazioni? No. Perché il guadagno garantito sull'obbligazione è minimo rispetto a quello che si potrebbe avere nelle azioni, chiaramente con l'alea di rischio del fatto che sulle azioni però si può anche perdere il proprio capitale, cosa che non accade nelle obbligazioni. Scelta fatta, abbiamo scelto la società a responsabilità limitata. Perché? Perché potevamo scegliere la società a responsabilità limitata semplificata, ma siccome vogliamo partire già con un'azienda ben strutturata, un tour operator, chiaramente questo tour operator comincerà a fatturare sin dall'inizio un determinato quantitativo di pratiche, tale per cui la società a responsabilità limitata semplificata non era idonea, sebbene a livello di costi di avviamento potesse essere la scelta migliore. Ma tanto l'evoluzione ci avrebbe portato a diventare SRL, i 10.000 euro tra i soci li abbiamo già raccolti, partiamo automaticamente con la società a responsabilità limitata e decidiamo a questo punto di creare un tour operator. A questo punto io già vi darei la distinzione, e qui entriamo ora nel merito del comparto turistico, quindi del settore turistico. C'erano dei punti sui moduli odierni che toccavano, al di là del business plan, anche l'intermediazione turistica. Di che cosa stiamo parlando? Lo dico a braccio perché ci sono alcuni concetti che è impossibile renderli grafici o scritti, quindi, ma che li si può solo esplicare concettualmente. Quindi, che cos'è l'intermediazione turistica? Alla definizione ci arriviamo per esempi e argomenti. Intanto abbiamo deciso di aprire il nostro tour operator. Okay? Sappiamo che nel comparto turistico esistono diverse aziende che si profilano in un diverso livello nella filiera del settore turistico. Basti pensare all'accommodation che riguarda tutta l'hotellerie, quindi tutte le strutture ricettive, albergo, il bed and breakfast, gli affittacamere, appartengono al comparto dell'accommodation. Okay? Poi c'è tutta la filiera a terra, quindi alla base dei servizi peculiari e quotidiani
al dettagliante, che sarebbe al turista. Basti pensare ai lidi, agli autonoleggi, ai ristoranti, ai bar, quindi a tutte quelle strutture che offrono, erogano un servizio quotidiano direttamente al cliente, ma che fanno comunque parte della filiera turistica. Poi abbiamo le aziende di trasporto che si occupano esclusivamente di trasporto e quindi le aziende di pullman, volgarmente chiamati i pullmanari, però le aziende di pullman, le aziende di transfer, shuttle, le aziende di autonoleggio, le compagnie aeree, le compagnie di traghetti. Stiamo parlando di trasferimenti, poiché le compagnie crocieristiche fanno parte già di un altro comparto, sebbene navighino comunque insieme alle compagnie di traghetto. Però l'una si occupa esclusivamente di trasporto, l'altra non. Quindi abbiamo parlato di accommodation, servizi al dettaglio, aziende di trasporto e poi abbiamo le due grandi branche, due grandi aziende per antonomasia a monte della filiera, che sarebbe ovviamente nelle compagnie di trasporto, non sono solo le compagnie aeree e i traghetti, ma ci sono anche le compagnie ferroviarie, basta pensare a Trenitalia piuttosto che Italo, insomma, quindi fanno parte delle aziende di trasporto. Poi ci sono i tour operator e le agenzie di viaggio. E qui si apre un mondo perché la distinzione è tanto complessa, complicata quanto sottile, e ma a maggior ragione il fatto è forse è proprio complessa e complicata proprio perché è sottile. Difficilmente troverete nei libri di testo chi vi darà ormai una distinzione netta tra le due aziende. Tant'è, basti pensare che non so se qualcuno di voi lavora in hotel, è proprietario di un hotel, di una struttura ricettiva comunque, vi basti pensare che nella maggior parte dei casi, almeno per la mia esperienza personale, che ripeto è comunque trentennale, quindi non è minima, credo che mai nelle strutture ricettive io abbia sentito distinguere il tour operator dall'agenzia di viaggio. Figure che venivano purtroppo banalmente accomunate con il termine agenzie. Quindi, vabbè, dai, facciamo un accordo con le agenzie. Riconosci la commissione con le agenzie. In realtà la distinzione c'è ed è anche sostanziale, quindi adesso praticamente vi invito a diciamo prendere nota, a scrivere. Poi ripeto, se riuscirò nella prossima lezione a rendere grafici il concetto, lo farò. Quindi la distinzione tra tour operator e agenzie di viaggio, che spiega l'intermediazione turistica. Che cos'è un tour operator? Un tour operator è quell'azienda che crea pacchetti turistici, dove per pacchetto turistico si intende l'accorpamento, l'aggregazione, la somma di uno o più servizi turistici distinti. Quindi il tour operator è colui che acquista, facciamo l'esempio più facile perché poi ci sono tante sfaccettature, acquista delle camere in un villaggio turistico, se non un villaggio turistico, in un determinato territorio, per rivenderlo in un altro territorio, aggiungendo servizi accessori, quindi il volo per la raggiungibilità del villaggio stesso e il trasferimento dall'aeroporto al villaggio. Questo è un pacchetto turistico. Quindi l'albergatore, come
continua a fare il suo lavoro. La società di transfer, quindi di trasferimenti, continua a fare il suo lavoro. La compagnia aerea continua a fare il suo lavoro. Il tour operator fa il lavoro di tutte e tre. Non è che si mette a volare, però che fa? Va in struttura, acquista delle camere, un quantitativo, o sigla un accordo con l'albergatore per poter rivendere tutte le camere previa disponibilità, poi va dalla società di trasferimento e acquista, o si fa dire il prezzo di vendita del trasferimento, va dalla compagnia aerea e fa la stessa cosa, accorpa i tre costi dei servizi, estrapola un totale costo, applica il markup, che altro non è che il guadagno, che tendenzialmente è il 20%, poi vi spiego perché, e crea il pacchetto definitivo di vendita. A chi lo vende? Per legge, quindi da contratto turistico, il tour operator tendenzialmente non potrebbe vendere al cliente finale, perché il suo lavoro è quello di creare il pacchetto turistico, non di venderlo al cliente. Quindi il suo core business è creare una serie di pacchetti turistici e promo commercializzare gli stessi, quindi commercializzando, promuovendoli, quindi occupandosi di una campagna pubblicitaria, creando nell'utente finale l'appeal per il pacchetto turistico che è stato creato. E quindi a chi dovrebbe vendere? A delle società che non si occupano della creazione del pacchetto, ma che si devono preoccupare solo della vendita, dei veri e propri promoter, che si devono occupare solo della vendita ai dettaglianti, al dettaglio, al consumatore finale. Le agenzie di viaggio che campano principalmente di intermediazione turistica, cioè intermediano o intermediano tra il tour operator e il cliente finale. In che modo? Banalmente semplice. Il tour operator ha creato questo pacchetto che gli è costato 1.000. Applica il 20% di markup, quindi 1.200, che lo vende all'agenzia di viaggio a 1.200. Può venderlo in due modalità: o al netto, quindi dall'agenzia di viaggio vuole 1.200 euro, ci ha voluto guadagnare quindi il 20% sul pacchetto turistico. Non lo vende al cliente finale, quindi l'agenzia di viaggio può rivenderlo al cliente finale applicando il suo markup. Quindi l'agenzia di viaggio lo ha pagato 1.200, tendenzialmente il guadagno è il 10% e quindi lo venderà a 1.320 al cliente finale, che non può comprarlo dal tour operator, che non lo promuove, non lo commercializza nemmeno al cliente finale. Oppure la seconda modalità, può venderlo in intermediazione, quindi con un contratto di commissione di intermediazione. Quindi cosa fa il tour operator? Lo vende all'agenzia a 1.200, autorizzando l'agenzia a venderlo al cliente sempre a 1.200, riconoscendo all'agenzia di viaggio il 10%, quindi sempre 120 euro. E cosa vuol dire però? Che l'agenzia vende al cliente a 1.200, ma non paga il tour operator 1.200 euro. Pagherà il tour operator 1.200 euro meno i 120 di commissione di intermediazione che il tour operator si è tolto dal proprio guadagno, praticamente dividendoselo.
Quindi il tuo prete, che ha marcappato il 20%, il 10% lo ha lasciato sul terreno all'agenzia di viaggio che ha venduto al cliente al prezzo imposto dal tour operator. Enrico, ho visto una cosa, non so se voleva farmi una domanda. Enrico Di Niccoli? No, perfetto. Mi era apparso un pop-up, pensavo che mi volessi fare una domanda. Va bene. Ok. Ripristino la mia modalità divideata, così almeno voi vedete sempre la slide, sì? Sì, si vedono. Ok, perfetto. La metto. Ok, modalità. Quindi, se questi passaggi sono chiari, perché sono fondamentali, abbiamo capito come si lavora nel comparto, diciamo, nella filiera praticamente turistica a vari livelli. Tour operator crea questo pacchetto, lo vende all'agenzia di viaggio che lo rivende al dettaglio. Quindi in due modalità, o al netto, abbiamo visto, o in commissione d'uso. Nel tempo queste forme si sono un po' mischiate. Perché? Perché non c'è una regolamentazione a monte che tutela le aziende. Un po' nel turismo vi sarà capitato di sentire negli anni della pandemia che il turismo è stato quello, diciamo, più tormentato, ma che è stato anche quello che ha avuto più aiuti dallo Stato. Ebbene, vi basti pensare che purtroppo così non è stato. Queste cose ce le possiamo dire solo in queste sedi piccole, perché chiaramente sarebbe stato indicato, ma purtroppo non è stato fatto, far capire al popolo che il settore turistico è talmente variegato che all'interno dello stesso settore turistico non regolamentato ci sono state attività che purtroppo hanno chiuso e attività che invece, grazie agli aiuti statali, sono state addirittura meglio degli anni precedenti alla pandemia. Questo perché? Perché purtroppo del comparto turistico si è fatto un calderone totale, dando contributi a attività che in realtà sono riuscite comunque a lavoricchiare rispetto ad attività che invece non hanno potuto lavorare per nulla. Basti pensare, io vi faccio un esempio personale: io, come vi dicevo, ho un vero e proprio tour operator, quindi non ho solo un'agenzia di viaggio, quindi non vendo al dettaglio, ma creo e costruisco pacchetti turistici con una vera e propria programmazione di incoming e outgoing. Non ho potuto lavorare per 2 anni perché non era aperto l'estero e dall'estero non si poteva venire in Italia se non solo gli ultimi mesi, mentre bene o male qualche ristoratore, qualche lido, qualche albergatore, bene o male è riuscito comunque a lavorare anche con il turismo intrafrontaliero. Quindi quando si parla di turismo, si parla di un comparto molto complesso, molto complicato, fatto da aziende che sono situate in maniera diversa nell'appunto filiera turistica. Le due principali figure sono appunto il tour operator e l'agenzia di viaggio. In alcune circostanze l'agenzia di viaggio può anche fare da tour organizer e non tour operator per un semplice motivo. Tour organizer è quando un'agenzia di viaggio organizza un proprio viaggio e solo ed esclusivamente per quel viaggio ne diventa tour operator, cioè diventa responsabile del buon fine di quella vacanza, ma tradizionalmente poi torna a fare l'agenzia di viaggio, cioè intermediaria tra il tour operator e il cliente. Perché dicevo prima,
questo equilibrio è saltato nell'ultimo decennio. Sì, quindi c'è. Perché molti tour operator hanno in un certo senso sfruttato l'escamotage dell'online per invalidare quella forma contrattuale che vedeva l'impossibilità del tour operator di vendere direttamente al cliente. Chiaramente online si può fare tutto e quindi assistiamo alla guerra, in un certo senso, delle tariffe tra tour operator, hotel direttamente, OLTA o OTA, che significa Online Travel Agency, tipo Booking, che è un collettore di accommodation, adesso si sta sviluppando per diventare un vero e proprio tour operator online, cioè dove si può acquistare addirittura il pacchetto o crearselo abbinando i vari servizi turistici e quindi di conseguenza saltando un intero comparto di intermediazione. E quindi oggi purtroppo si assiste a questo fenomeno di modifica di massa che fa saltare le definizioni tipiche e dettagliate degli operatori stessi turistici. Però adesso abbiamo un quadro completo del comparto, abbiamo anche dato la definizione di quella che è intermediazione turistica e che riguarda tutte quelle aziende che lavorano tra il grossista e il dettagliante nel comparto turistico. E quindi che ne so, il noleggiatore d'auto diventa servizio di trasporto se il cliente noleggia direttamente l'auto da lui. Diventa intermediario se il cliente noleggia il noleggio auto per il tramite di un'agenzia di viaggi. Quindi capiamo bene che la forma di intermediazione turistica è anche flessibile. Quindi parliamo di aziende che in determinate circostanze sono fornitori, in determinate circostanze sono intermediari, come anche la mia stessa agenzia potrebbe essere, se sono proprietario di pullman, in determinate circostanze fornitore, in determinate circostanze agenzia di viaggio, in determinate circostanze quindi intermediario, in altre ancora tour organizer o tour operator. Quindi adesso abbiamo le idee chiare sulla complessità delle compagini societarie all'interno di tutto il ramo turistico. Siccome questo era un punto fondamentale da affrontare, io volevo capire se fosse tutto chiaro, anche perché è proprio argomento dettagliato. Quindi l'azienda, l'impresa turistica, l'intermediazione turistica, che può solo spiegarsi se alla fine si spiega tutta la filiera aziendale turistica. Sono concetti chiari? Lo chiedo Sì, a chi sta certo. seguendo. Perfetto, poi ovviamente se avete delle domande le sviluppiamo. Noi chiaramente stiamo andando per argomenti principali, io non mi soffermo in quello che può essere un estratto conto di una conferma di una pratica. Non vi ho spiegato l'IVA, quindi l'IVA all'estero, che altrimenti ci vorrebbero altre ore di lezione anche abbastanza pesanti. Restiamo solo in quelli che sono i concetti base per darvi un'infarinatura anche importante però di quello che è il comparto turistico. Chiaramente parliamo di turismo, ma parliamo anche di turismo religioso e lo approfondiremo proprio ora, già dal contratto di trasporto. Va bene, allora scusate, io bevo un po' perché è poco interattiva questa lezione. Io non sono abituato a parlare solo io, ma non ho domande, non leggo, non vedo. Quindi almeno Rosanna ha messo il Big Ben come immagine di profilo, almeno mi sembra di parlare con il Big Ben. Detto questo, andiamo avanti. Parliamo del contratto di trasporto.
Nel programma quotidiano c'era scritto elementi del contratto di trasporto, elementi di tecnica commerciale. Sebbene vi accorgerete che le slide saranno molte, questi sono solo gli elementi del contratto di trasporto, perché per sviscerare tutto il codice civile e il codice di trasporto non basterebbero 10 lezioni. Quindi ovviamente io ho fatto un sunto di quelli che sono i punti più importanti del contratto di trasporto. Quindi abbiamo definito che noi abbiamo avuto un'idea imprenditoriale, abbiamo scelto di aprire una SRL e abbiamo scelto di mettere in parte il 25% del capitale sociale in contanti. Poi c'è stato Domenico che ha messo l'immobile, Ernesto che ha messo il pullman, io ho fatto da consulente. A questo punto siamo pronti a cominciare a studiare quali sono le dinamiche per poter mettere questo pullman su strada e le problematiche alle quali potremmo andare incontro e le responsabilità. Il contratto di trasporto. Il trasporto di persone è un contratto naturalmente di impresa e la sua disciplina è prevalentemente incentrata sul profilo della distribuzione fra le parti del rapporto, dei rischi conseguenti all'attività di trasferimento. Da un lato quindi abbiamo il vettore. Ricordiamoci che in questo caso noi siamo sì tour operator, ma essendo proprietari del mezzo siamo anche vettori. Da un lato quindi il vettore si impegna a trasferire, ovviamente indenne, il viaggiatore da un luogo ad un altro e correlativamente risponde in via contrattuale per il ritardo o la mancata esecuzione della prestazione di trasporto, oltre che per eventuali sinistri che colpiscano la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé. Dall'altro, ovviamente, abbiamo il passeggero che si obbliga a pagare il corrispettivo della prestazione che rappresenta un elemento naturale del contratto di trasporto. Che cosa vuol dire questo termine naturale? Allora, intanto è chiaro il concetto? Abbiamo praticamente un contratto. Secondo voi, che cosa vuol dire un contratto naturalmente d'impresa? Cioè, questa definizione naturale, naturalmente, qualcuno di voi ha mai lavorato in albergo o è proprietario di un albergo, di una struttura ricettiva? No, no, io mai. Ok. No, nessuno, nessuno. Perfetto. Allora, cioè, secondo voi, che cosa vuol dire? Interagiamo un po', signori, perché sennò diventa troppo pesante la lezione. Ecco. E tra l'altro si capisce anche meglio se interagiamo. Il testo ci dice che il trasporto di persona è un contratto naturalmente d'impresa. Vi vengo incontro, cioè vi aiuto, vi agevolo. Non tutti sanno, e questo lo dico sia che voi un domani possiate essere titolari di una struttura ricettiva, sia che voi, ma suppongo che siate già stati clienti di una struttura ricettiva. Sappiamo benissimo che un contratto tra due o più persone prevede necessariamente la forma scritta. Cioè, voi quando siglate, non so se chi di voi è proprietario di un immobile, di una casa o anche in fitto, sicuramente avrete firmato un contratto. Ormai i contratti si firmano per le finanziarie, ma anche quando andiamo a comprare a momenti il televisore,
si firma un contratto. Nel settore turistico, che è il settore Arlecchino d'Italia, lo definisco io, nel settore turistico non sempre è così. Vi basti pensare che nonostante l'evoluzione del comparto turistico in Italia, è importante che sappiate che il turismo in Italia, il turismo in Italia, incoming, quindi di tutti gli stranieri che vengono in Italia, è al secondo posto del PIL nazionale, cioè parliamo, costituisce il prodotto interno lordo e siamo al secondo posto. Ebbene, sebbene abbia una fondamentale importanza, il contratto d'albergo non prevede la forma scritta, quindi si allinea ancora a quella che è la forma arcaica, parliamo di quando a momenti vennero creati gli alberghi, per la quale il consumatore è tutelato al 100% e quindi è una forma atipica di contratto, cioè vale la forma telefonica. Io telefono, dico al ricevimento: guardi che io voglio venire dal 10 al 20 agosto in struttura, e il ragazzo al ricevimento, magari inesperto, mi dice: va bene, signor Mazzardo, l'accogliamo dal 10 al 20 agosto. Quella telefonata, anche se non è registrata, vale come contratto firmato tra il compratore e il venditore. Ma tra le due parti la più forte è il compratore, anche in caso di fraintendimento. Quindi io ho detto dal 10 al 20, davo per scontato che il 20 dormivo ancora in albergo e che quindi uscivo dall'albergo il 21. Il ragazzo al ricevimento invece ha pensato dal 10 al 20, vuol dire che il 20 esco dall'albergo. Il 20 io mi ritrovo a fare colazione e il ragazzo al ricevimento mi sta cacciando dall'albergo. Chi ha ragione? Il turista. E se l'albergo è pieno in quella notte, è l'albergatore che si deve preoccupare di trovare posto per quella, no per quella notte al viaggiatore a pari condizioni di qualità turistica e a spese proprie la sistemazione, perché era cura dell'albergatore tutelare il viaggiatore e quindi prendere tutte le precauzioni del viaggiatore. Quindi lui telepaticamente, il ragazzo al ricevimento, doveva dire al cliente: no, ma il 20 lei lascia o il 21? Quindi questo per farvi capire quanto è complesso e complicato anche la regolamentazione, che quasi non esiste, all'interno dei contratti turistici in Italia. Questo fa sì che mentre per l'albergo valga ancora la tipicità del contratto, così nel trasporto il contratto è naturale, prende la sua forma naturalmente d'impresa. Secondo voi, che cosa significa? C'è qualcuno che vuole sbilanciarsi? Una risposta, a sé, non è che dobbiamo per forza dare, anche perché non esiste la risposta sui libri, quindi è a interpretazione soggettiva. Scusami, io non sento molto bene, quindi mi dispiace non poter partecipare attivamente a questa cosa. Cioè, Va bene. il contratto, quindi, diciamo che teoricamente, o forse neanche poco meno che teoricamente, giuridicamente è valido. A questo volevo aggiungere anche un'altra cosa. Molto spesso, soprattutto perché stiamo parlando di contratti, di tipo turistico, ci sono, alcune aziende, che sia sui siti ma anche telefonicamente
danno notizia del fatto che può essere disdetto senza preavviso. Quindi non lo so se è una formula diversa di venire fuori da questa specie di contratto, ma esiste anche questa possibilità, ecco. Ecco, e Domenico ci ha dato uno spunto importante. Questo è il miglior modo con il quale io preferisco davvero fare lezioni, perché vedi, questo è un punto importante che io non ho messo nelle slide semplicemente perché non mi è venuto. Ecco perché vi ho detto, poi potremmo parlare per ore, ma è un punto in cui io mi sono trovato, quindi ho avuto una spiacevole esperienza proprio sul punto toccato da Domenico che affrontiamo. Allora, intanto vi aiuto a comprendere che cosa significa questo termine, naturalmente di impresa. Significa che, come al solito, nel contratto turistico, nel contratto di trasporto, in prima battuta il vettore ha tutte le responsabilità. E al passeggero basta pagare il biglietto della prestazione per aver firmato un contratto. Quindi non è necessario che l'autista si presenti a far firmare a ogni passeggero. Voi non immaginate il gruppo che noi stiamo facendo per la Basilica di San Nicola a Bari, eh? Immaginate Flixbus e Marino. Quindi se questi autisti ogni volta, perché stiamo parlando di un servizio di trasporto generale, ogni volta dovessero scendere e firmare, far firmare il contratto, allora la legge ha detto, vabbè, facciamo così. Una volta che il passeggero acquista il biglietto, quello è già valevole come titolo di viaggio e quindi come firma di un contratto. Ok, d'accordo, ma quando si firma un contratto, dietro al contratto ci sono delle responsabilità, chiaramente da ambo le parti. Prima di andare avanti, scarto lo spunto di Domenico che ci aveva dato. Ma questo contratto, come lo firmo io? E quindi in questa modalità atipica, lo posso anche disdire con la stessa modalità atipica? Pensate voi. Nessuno ha regolamentato, tecnicamente si chiama la cancellation policy. Non esiste nel contratto turistico e quindi per le compagnie aeree, per le compagnie di trasporto, per gli alberghi, il noleggio, i lidi, i ristoranti, una cancellation policy regolamentata. Perché ragazzi, mentre quando noi siamo clienti al ristorante, dire vabbè, ho disdetto all'ultimo, tanto quello sta sempre pieno. Vi garantisco che se noi avessimo un ristorante, ci farebbe male che una persona senza pagare la penale ha bloccato il tavolo fino all'ultimo e poi l'ha disdetto. Vi darebbe fastidio. Immaginate se poi il tavolo è la settimana di Ferragosto, l'ombrellone, l'albergo, il volo, il pullman. Quindi capiamo bene che non è quando siamo consumatori, forse forse egoisticamente, ce ne frega niente, ci va pure bene. Però diciamo, bisognerebbe anche imparare a campare, basterebbe una regolamentazione. La regolamentazione della cancellation policy in Italia non esiste. Quindi grazie allo spunto di Domenico, perché noi ora rispondiamo. E come si sopravvive? Però giustamente le associazioni, quindi la STOI, Associazione dei Tour Operator Italiani, la FIAVET, la Federazione Italiana delle Agenzie di Viaggio, hanno dovuto prendere le contromisure di fronte a questa immane problematica. Lo spunto di Domenico è fondamentale nella dottrina turistica e quindi come si sono tutelate? La legge si è salvata in questo modo. È inutile che io
mi metta a lavorare per decidere per ogni piccolo settore all'interno del grande settore turistico sulla cancellation policy, facciamo così. L'onere della cancellation policy spetta ai fornitori del servizio. Quindi è vero che il cliente può disdire quando vuole senza penale, a patto che il fornitore non abbia stabilito una cancellation policy per quel servizio. Quindi l'onere, diciamo, della prova non è del consumatore, ma è del fornitore. E se il fornitore se ne dimentica, il ristorante è proprio l'esempio lampante, io posso disdire senza pagare denaro il tavolo. Ma se il ristorante dicesse: ok, facciamo così, e tanto ci arriveremo, perché tu mi prenoti il tavolo e mi dai 10 euro sulla PostePay. Se vieni, quelle 10 euro stanno nel conto, quindi non hai perso niente. Ma se mi disdici il tavolo, hai perso 10 euro. Vai in penale. Quindi la legge autorizza le aziende del comparto turistico, fornitrici del servizio turistico, di regolamentare le proprie cancellation policy, e lo vediamo ormai tramite Booking, ereditiamo le cancellation policy delle strutture che si vendono su Booking. Quindi cancellazione gratuita fino a 3 giorni prima, che vuol dire che il giorno prima non posso cancellare. Certo, tu sei sempre libero di cancellare, ma entro 3 giorni dall'arrivo vai in penale, perché questa è la cancellation policy stabilita dalla struttura. Se la struttura se ne dimentica, tu puoi anche fare il no show, quindi puoi anche non presentarti. Quindi non devi nemmeno dirlo alla struttura che non ci vai più. Non paghi niente, perché la legge ti tutela in questo modo. Non è addebitabile all'utente finale alcun servizio non erogato. Quindi è vero che io ho prenotato la vacanza, ma siccome non sono venuto e tu non mi hai dato la camera, io non ti do niente. E la legge ci tutela, però la struttura, che sa benissimo che ti ha conservato la camera, magari ha fatto la spesa pure per farti mangiare, e tutto l'animazione, tutto il resto, ha già sostenuto dei costi. A tutela di questi costi, ti crea una cancellation policy che, diciamo, è quel tempo che lei si dà per poter riproteggere il servizio. Quindi, se io so che magari la camera me la rivendo in 15 giorni, ti dico che entro 15 giorni non paghi niente, altrimenti ti paghi la penale, che io vado in difficoltà per rivendere il mio servizio. È chiaro, Domenico? È chiaro a tutti ora? Sì, chiaro, grazie. Grazie a voi, perché vedete, questi spunti poi servono a fare chiarezza. Ed era veramente uno spunto valido, perché avevo dimenticato di metterlo obiettivamente nei punti. Però è bello perché poi interagendo, vedete, a braccio, dalle domande viene fuori un po' tutto. Andiamo avanti. Dall'altro, il passeggero, come possiamo vedere, si obbliga a pagare il corrispettivo della prestazione, che rappresenta un elemento naturale del contratto di trasporto. Va poi precisato che le norme relative al contratto di trasporto di persone si applicano anche al trasferimento del loro bagaglio, che costituisce non già oggetto di autonomo contratto di trasporto di cose, bensì una prestazione accessoria al trasporto di persone. L'onerosità del contratto di trasporto di persone, trasporto gratuito e amichevole. Il trasporto di persone è un contratto solo tendenzialmente oneroso, con la conseguenza che il corrispettivo costituisce elemento soltanto naturale del contratto di trasporto. L'abbiamo detto, no? Io pago il biglietto, ho firmato il contratto. Ad ogni modo, il codice civile contempla espressamente i contratti di trasporto gratuito, ai quali estende il regime di responsabilità contrattuale del vettore, che
Che cosa vuol dire? La legge dice: lo vuoi fare gratis? Fallo gratis, ma la responsabilità del vettore resta pari a come se il contratto fosse a titolo oneroso. La responsabilità contrattuale del vettore, da valutarsi col medesimo rigore rispetto al contratto di trasporto oneroso, si spiega in virtù di uno specifico interesse del vettore ad eseguire la prestazione di trasferimento in favore del viaggiatore. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io, d'accordo, ti do la possibilità di avere questo trasferimento, questo trasporto gratuito, ma perché il mio fine è un altro. Questo non vuol dire che solo perché il trasporto è gratuito io non ho la responsabilità del vettore. Emblematici gli esempi del servizio di navetta gratuita, posta a disposizione dei clienti di un albergo molto distante dal centro della città, giustificato appunto dall'interesse economico dell'albergatore vettore di attrarre turisti verso una determinata struttura ricettiva che altrimenti rischierebbe, a causa della sua ubicazione, di restare deserta. Avete visto come in questo caso l'albergatore è anche vettore, come noi, no? Noi siamo tour operator, ma siamo anche trasportatori, perché abbiamo la proprietà del pullman con il quale porteremo i fedeli in chiesa, ovviamente attinendoci al trasporto del turismo religioso. È chiaro? Diverso il caso di trasporto di persone effettuato per spirito di amicizia o liberalità, cioè senza un interesse economico del vettore ad effettuare la prestazione. La diversità sta nel fatto che in questa ipotesi il cosiddetto trasporto amichevole o di cortesia non sorge alcun vincolo contrattuale tra viaggiatore e vettore. Ne consegue che quest'ultimo può rispondere soltanto in via extracontrattuale dei sinistri subiti dal viaggiatore, che è pertanto onerato della prova del dolo e della colpa del vettore. Facciamo un esempio. Pullman Flixbus parte da Bari per arrivare a Foggia e si ferma a Cerignola. Ok? Si ferma a Cerignola. Io che sto al casello di Cerignola vedo che l'autista del Pullman è mio cognato. E dico: senti, Francesco, mi accompagni fino a Foggia? Va bene, sali. Questo è un trasporto amichevole o di cortesia. Non è gratuito, o meglio, la forma della gratuità ce l'ha lo stesso, ma non è come la navetta gratuita che mi porta in albergo. In questo caso è proprio l'autista che, nello spirito di amicizia, ha detto: beh, devi andare a Foggia, mo ti accompagno io. Se facciamo incidente, in quel caso l'onere della prova, la responsabilità, non è del vettore. È il cliente, cioè io in questo caso, che in via extracontrattuale, perché non ho il contratto, perché non ho né fatto un biglietto, né tantomeno è un trasferimento. Quindi devo essere io a provare che in quel caso sia stato l'autista volutamente a fare incidente, per poter sperare di avere un indennizzo. Invece, negli altri due casi, sia nel trasporto oneroso che nel trasporto gratuito, il cliente, il viaggiatore, non deve provare nulla se succede una qualsiasi cosa, perché la responsabilità è totale del vettore. Questa distinzione è chiara, questa distinzione è fondamentale quando noi poi porteremo i fedeli a San Nicola. Vi siete mai spiegati come mai, non so se a voi è mai capitato quando prendiamo gli autobus e siamo distanti dalla fermata, di fare il cenno con la mano all'autista e poi gli diamo anche le bestemmie perché non si è potuto fermare? Ovviamente noi nella nostra ignoranza diciamo: ah beh, no, ti fermavi a 600 metri dalla fermata, che problema avevi? Il problema è che quel vettore è nella contrattualità solo se si ferma in determinate posizioni e il trasporto è oneroso.
non è a titolo di cortesia. Se l'autista si ferma a 800 metri da dove si doveva fermare, ci sta facendo una cortesia ed è un problema. Quindi, perché se noi saliamo a bordo e ci facciamo male, è un problema. Diverso è se invece siamo all'interno della contrattualità e quindi con il biglietto oppure sotto forma di servizio gratuito dovuto, elargito dal proprietario stesso. Prendiamo ad esempio il nostro caso. Quando io faccio il pacchetto turistico, quello che ho fatto, quindi dal Perù per portare i clienti, i viaggiatori, i fedeli a San Giovanni Rotondo, è chiaro che loro hanno pagato 2000 euro. Loro non sanno quanto è costato il pullman. E probabilmente può anche essere che l'importo del pullman io glielo abbia regalato, perché magari hanno pagato 1000 euro solo di volo per arrivare a Roma, il pullman o il treno per arrivare a Foggia, altre 500 euro e 500 euro l'albergo a San Giovanni Rotondo. Però poverini, li ho dovuti portare col pullman da Foggia a San Giovanni Rotondo. Quel pullman non l'hanno pagato. È un servizio a titolo gratuito che il tour operator ha elargito. Se qualcuno si faceva male nel pullman, io rispondevo, il vettore rispondeva senza avere il bisogno che fosse il cliente a doverlo provare. Quindi è chiara ora la distinzione di responsabilità giuridiche nel contratto di trasporto? Sì, grazie. Va bene, grazie. La conclusione del contratto di trasporto e poi magari facciamo un'altra piccola pausa in modo tale che poi andiamo a concludere l'ultimo blocco del modulo. La conclusione del contratto di trasporto. Il contratto di trasporto di persone non esige per la sua conclusione, l'abbiamo visto, forme particolari, non c'è carta scritta, come si suol dire. Può perfezionarsi anche con il mero consenso fattuale delle parti, integrato ad esempio dalla salita sul mezzo di trasporto. Nei servizi di trasporto di linea, il rapporto contrattuale è normalmente rappresentato dal biglietto di viaggio, che ha natura di documento di legittimazione, consentendo l'identificazione dell'avente diritto alla prestazione di trasferimento. Nei trasporti marittimi ed aerei, l'acquisto del biglietto di viaggio coincide con il momento perfezionativo del contratto, dal quale può sorgere una responsabilità del vettore per la mancata effettuazione del viaggio o il ritardo sulla partenza, il cui orario risulti indicato nel biglietto. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando il cliente compra il biglietto, una delle responsabilità del vettore non è solo quella durante il viaggio, ma il vettore è responsabile anche dell'eventuale ritardo o addirittura della non partenza nei confronti del viaggiatore. L'esperienza fortunatamente insegna che ciò non sempre si verifica invece nel trasporto terrestre, in cui il contratto può perfezionarsi con il mero consenso delle parti, manifestato dal semplice contatto fisico del viaggiatore con il veicolo, quindi l'autobus o il treno, o ancor prima dell'accesso al medesimo, il taxi chiamato telefonicamente, no? Che abbia accettato la prenotazione. Qui l'emissione del biglietto di viaggio può non avvenire nemmeno o essere successiva all'inizio della prestazione di trasferimento, che praticamente è quasi in linea con quello che abbiamo detto per l'hotel. Quando io chiamo un taxi e gli do l'indirizzo e lui mi dice fra 10 minuti il taxi da te, io ho concluso un contratto, ricevuta del quale io la riceverò solo alla fine, quando il tassista mi avrà lasciato a destinazione. Le obbligazioni fra le parti.
Il vettore quindi è un imprenditore che, con gestione a proprio rischio dell'attività di trasporto, si obbliga a trasferire il viaggiatore da un luogo ad un altro, assumendo la direzione tecnica con ampia autonomia, vuoi nella scelta dei mezzi più idonei, vuoi nella predisposizione dell'organizzazione più adeguata alle esigenze del viaggio. L'acquisto della qualifica di vettore espone dunque l'assunzione del rischio economico e della responsabilità del trasporto, non anche la materiale esecuzione della prestazione di trasporto, che ben può essere delegata dal vettore sotto la propria responsabilità a terzi, come stiamo facendo noi, ad esempio nel nostro caso. Cioè, io che sono il tour operator, magari non sono proprietario del pullman, perché lo noleggio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che comunque io che ho venduto il viaggio sono comunque responsabile anche della parte del trasporto. Per carità, poi potrò siglare un accordo a parte con il pullmanaro e rivalermi nei suoi confronti, ma se il cliente ha firmato con me la pratica e si fa male sul pullman, la responsabilità è mia, poi sono io che mi rivarrò direttamente con il proprietario del pullman, ma per il cliente io sono proprietario anche del pullman e quindi fungo da vettore perché ho organizzato il viaggio. Il più significativo tratto qualificante del trasporto di persone rispetto al trasporto di cose sta nel dovere di cooperazione del passeggero. Il passeggero è tenuto all'assolvimento di un fondamentale dovere di cooperazione col vettore. L'obbligazione principale del passeggero è il pagamento del prezzo, che rappresenta il corrispettivo dovuto al vettore per il trasferimento. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se chiaramente il pullman è in viaggio, è vero che il cliente ha siglato un contratto con il pagamento del biglietto, ma è anche vero che durante il viaggio il cliente, il viaggiatore, non è che si può mettere a ballare sul pullman, se ne deve stare bello seduto, quindi ha comunque un dovere di cooperazione con il vettore. La responsabilità del vettore. Vogliamo fermarci, ragazzi, o andiamo avanti? Ditemelo voi. Per me è uguale. E anche per me, cioè non c'è problema, se c'è da fare pausa decidete voi, insomma. Ok, allora andiamo avanti, fra un po' facciamo pausa. La responsabilità del vettore. Il vettore risponde in via contrattuale per i danni patiti dal viaggiatore in conseguenza del ritardo o dell'inadempimento nell'esecuzione della prestazione di trasporto, dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, nonché della perdita o dell'avaria delle cose che il trasporto porta con sé. Fra i due profili della responsabilità del vettore sussistono diversità strutturali che ne suggeriscono una separata trattazione. Proseguiamo con le responsabilità del vettore, che già in realtà le avevamo accennate. Il vettore risponde in via contrattuale. Allora, dobbiamo scindere praticamente queste due macro, chiamiamole così, responsabilità. Una per i danni patiti dal viaggiatore in conseguenza del ritardo o della non partenza, quindi inadempimento dell'esecuzione della prestazione. Quindi l'una responsabilità è per i danni dovuti al ritardo o alla non partenza. L'altra invece è per i sinistri che colpiscono proprio la persona del viaggiatore durante il viaggio, oppure per la perdita degli oggetti o dell'avaria delle cose che il trasporto porta con sé. Quindi una è una responsabilità pre partenza o non viaggio, l'altra è proprio durante il viaggio. Fra i due profili della responsabilità del vettore sussistono diversità chiaramente strutturali che ne suggeriscono una separata trattazione. Allora, nella responsabilità per ritardo,
caldo, il vettore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto a risarcire il danno subito dal viaggiatore se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità sopravvenuta della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, ossia da un caso fortuito, di forza maggiore o dal fatto di un terzo. Si pensi ad un improvviso sciopero dei dipendenti o all'occupazione dei binari della stazione da parte di un corteo di disoccupati che impedisca la partenza dei treni, oppure a una frana, e ultimamente purtroppo ne abbiamo sentite, che rende impossibile un viaggio in pullman. È importante puntualizzare che il ritardo sussiste quando non si rispettano gli orari di partenza ed arrivo eventualmente indicati sul biglietto di viaggio. Nel trasporto aereo, il ritardo e la cancellazione del volo sono regolati da una disciplina speciale, nella quale, per la sua complessità, non può essere esaminata in questa sede, anche se comunque tendenzialmente vi posso dire che anche le compagnie aeree si allineano a questa tipologia di legislazione. Che cosa? Una domanda volevo porvi. Probabilmente a ognuno di voi sarà capitato di andare incontro ad un ritardo aereo. Ci avete fatto caso che il ritardo dei treni, dei pullman e delle compagnie aeree viene gestito in maniera completamente diversa dai treni? Ad esempio, se un pullman, vi parlo sempre di Marino o Flixbus, quindi se il trasporto di un autobus ritarda, la compagnia nella maggior parte dei casi non ha alcun tipo di problema a rimborsare il cliente o a emettere un voucher. Per quanto riguarda i treni, invece, stesso discorso. Mezz'ora di ritardo bonus, che altro non è che un voucher. Un'ora di ritardo si può richiedere il rimborso della tratta. Nelle compagnie aeree, invece, tutto questo non conta. Perché? Perché il biglietto, una volta acquistato, pare che non sia più rimborsabile né parzialmente né con voucher né con compensazione economica. Vi siete chiesti per quale motivo è così? Non lo siete mai chiesti? Perché quando si comunica con le compagnie aeree il tutto diventa sempre molto più complicato? Non so, forse dipende dal tipo di viaggio, cioè quello aereo e l'altro è terrestre, probabilmente, non lo so. Sì, quindi tu dici dalla diversità della tipologia del viaggio. Forse. Eppure anche nei traghetti vi basta andare al porto, quindi all'ufficio portuale, se la compagnia di navigazione ha fatto ritardo, nella maggior parte dei casi vi rimborsano il titolo di viaggio. Il problema sta nella sede legale e operativa dell'azienda. Purtroppo molte compagnie aeree, la quasi totalità, hanno sede all'estero, ragion per cui questa sede extrafrontaliera dà la possibilità di attingere a delle contrattualistiche che non hanno validità in Italia, tant'è che se l'utente è costretto, il viaggiatore è costretto ad agire in maniera extracontrattuale tramite legali che hanno sede nel proprio paese per andare in conciliazione con la compagnia aerea e avere dei voucher o dei rimborsi, perché automaticamente purtroppo non si può fare. Spesso le compagnie non rispondono nemmeno e quindi bisogna intraprendere delle pratiche legali per poter far valere addirittura i propri diritti di viaggiatori. Quindi diciamo
La problematica sta tutta lì, nella difficoltà di comunicazione, perché la compagnia ha sede non territorialmente. I caratteri peculiari della prestazione di trasporto giustificano la specifica responsabilità del vettore per i sinistri occorsi alla persona del viaggiatore durante il viaggio e per la perdita o l'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé. Quindi qui siamo già nella seconda parte, diciamo. E questa è nella sostanza una responsabilità per rischio di impresa fondata sul criterio della colpa presunta e che pertanto si traduce in un aggravamento della posizione del vettore, il quale per liberarsi deve fornire la prova positiva di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno e quindi quelle opportune regole di condotta che il vettore deve osservare secondo la diligenza professionale nell'attività svolta è idonea ad evitare il danno. Questo che cosa vuol dire? Che se io ho comprato un biglietto, salgo a bordo del pullman e facciamo incidente, si dà per presunto, quindi si presume che la colpa sia del vettore. Intanto tu hai la colpa. Successivamente, e il turista non la deve provare, è il vettore che successivamente deve provare il contrario, di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno per liberarsi dalle responsabilità dell'indennizzo. Vi basti pensare a due esempi. Vi ricordate il pullman che sulla candela Napoli, sulla Napoli Candela cadde dal viadotto? Penso che tutti ce lo ricordiamo. Lì la responsabilità del vettore era evidente perché non aveva mantenuto il sistema frenante, ragion per cui. Ma immaginate il secondo caso, il caso di un tamponamento a catena, nonostante il rispetto delle distanze di sicurezza. Lì praticamente il vettore non ha responsabilità. Intanto ha la colpa presunta. Incidente, tu hai colpe. Solo successivamente il vettore ha l'onere di provare che, nonostante la distanza rispettata, la velocità del pullman, è stato impossibile non impattare. E quindi chiaramente in quel caso le responsabilità, bisogna capire quali e di chi sono le responsabilità, intanto entra il caso fortuito o per forza maggiore, quindi non sono totalmente del vettore. Alcune peculiarità presenta la disciplina delle esimenti da responsabilità del vettore, cioè in quei casi in cui il vettore è esente da responsabilità. Infatti, anche in presenza di sinistri che colpiscano la persona di un viaggiatore o determinano la perdita o l'avaria dei suoi bagagli, eventi quali il caso fortuito, la forza maggiore o il fatto del trasporto, del trasportato o di un terzo, possono rivelarsi rilevanti ad esonerare il vettore da responsabilità. È quello che abbiamo appena visto nel caso del tamponamento a catena. Rilevanti sì, ma comunque non sufficienti, giacché è necessario richiedere al vettore la specifica dimostrazione di aver adottato nell'organizzazione e nell'esecuzione del trasporto, quando anche si sia verificato uno di questi eventi, tutte le misure intrinsecamente idonee ad evitare che lo specifico danno occorso al passeggero e ai suoi bagagli si producesse. Tipo, ok, tamponamento a catena, d'accordo, la velocità era idonea, la distanza era idonea, le gomme erano nuove, l'usura era idonea, i passeggeri erano tutti seduti, quindi solo dopo aver, vedete, la specifica dimostrazione, aver dimostrato specificamente tutti questi passaggi, solo allora il vettore può ritenersi esente da responsabilità nel trasporto delle persone. Più gravoso regime del trasporto di cose viene in considerazione rispetto ai bagagli consegnati al vettore e collocati fuori dalla sfera di controllo del trasportato. Ad esempio,
sotto alla stiva del pullman, nella stiva dell'aereo o della nave, il cui trasferimento è oggetto di una prestazione accessoria al contratto di trasporto di persone. Quindi il vettore responsabile della loro perdita e avaria, dal momento in cui li riceve in carico a quello in cui li riconsegna al passeggero, se non prova che la perdita è derivata da caso fortuito, dalla natura o da vizi delle cose stesse, dal loro imballaggio o da fatto del viaggiatore. Ed a proposito, la giurisprudenza ha correttamente puntualizzato che movimento e viaggio non si identificano, onde il vettore risponde anche nell'ipotesi in cui il bagaglio consegnato sia stato trafugato durante una sosta. Quindi, riassumendo, il vettore è responsabile del bagaglio sia quando noi dal pullman scendiamo, andiamo in area di servizio, qualcuno apre il portabagagli e ruba il bagaglio. Quindi in questo caso è stato trafugato durante la sosta, ma essendo accessorio al trasporto di persone, il trasportatore, il vettore, è responsabile. Come anche è responsabile quando io prendo un volo Roma-New York con scalo a Parigi e mi perdono il bagaglio, non me lo consegnano a New York. In quel caso il vettore è responsabile, mi indennizza. E poi eventualmente si rivale con la società esterna che si occupava dello scarico dei bagagli a Parigi e del ricarico sul volo per New York. E intanto il vettore è comunque responsabile. L'inottemperanza dell'onere di cooperazione da parte del viaggiatore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso non vale di per sé ad esonerare il vettore da ogni responsabilità. Quest'ultimo deve pur sempre dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Si pensa a un passeggero di un autobus turistico che durante la marcia del velivolo cada in seguito a un'improvvisa frenata, in quanto anziché restare seduto con le cinture di sicurezza allacciate, trovavasi in piedi a parlare con i suoi compagni di viaggio. In tal caso al vettore, per esonerarsi da responsabilità, basterà dimostrare di aver invitato, mediante apposito avviso, i passeggeri dell'autobus a restare seduti durante l'intero viaggio con le cinture di sicurezza allacciate. E questo è un caso di esimesi, come abbiamo visto prima, delle responsabilità del vettore che ha fatto di tutto per la tutela del viaggiatore. Allora, siamo partiti dall'idea, da quella che deve essere la nostra idea imprenditoriale. Abbiamo capito e compreso come la nostra idea e con quale strumento la nostra idea possa trasformarsi fisicamente in un certo senso, tramite, grazie al business plan. Nella prossima lezione vedremo come compilarlo, il business plan. E successivamente abbiamo cercato di capire quale azienda facesse più al caso nostro. E quindi abbiamo cominciato a parlare di società, distinzione tra società di persone, società di capitali, le responsabilità dei soci limitatamente e solidalmente in quelle di persone, limitatamente e non solidalmente in quelle di capitali, ad eccezione della comandita per azioni, le SPA con le azioni e le obbligazioni. Abbiamo capito che la migliore forma per noi era l'SRL e l'abbiamo aperta con l'apertura della partita IVA e la dichiarazione l'INPS, l'INAI e la SCIA, quindi la certificazione di inizio attività. L'abbiamo aperta con dei con diciamo degli delle attribuzioni monetarie, quindi dei conferimenti monetari. Il 25% del nostro capitale sociale, Domenico ha messo l'immobile, Ernesto ha messo il pullman, e adesso abbiamo capito quali sono le nostre responsabilità in qualità di vettore proprietario e tour operator. Abbiamo distinto il tour operator dall'agenzia di viaggi, dal tour organizer e abbiamo deciso finalmente
di cominciare ad operare. Il nostro fine specifico è quello di creare dei gruppi che dall'estero possano venire incoming a visitare la nostra bella patria. In quale settore abbiamo deciso di specializzarci? Quello del turismo religioso. Quindi, intanto abbiamo capito che nella nostra regione il turismo principale religioso ha due grandi mete di appeal, che è Padre Pio, San Giovanni Rotondo. Vi parlo per la mia esperienza statistica, quindi non che la cattedrale di Santo Ronzo a Lecce sia meno importante, è la cattedrale Basilica di San Nicola a Bari. Parliamo di turismo religioso. Poi ognuno di noi è libero di dire: io mi apro il mio tour operator a Lecce, e siccome non l'ha mai fatto nessuno, quindi concorrenza zero, mi creo un bel incoming religioso con la visita della cattedrale di Santo Ronzo. Ecco, nessuno nulla osta che noi lo facciamo. Detto questo, adesso andiamo a capire quali sono, adesso e anche nel corso, nella lezione che faremo il 12 dicembre, quali sono le leve commerciali affinché noi possiamo avere clientela per il nostro scopo. Perché ovviamente, ragazzi, parliamoci chiaramente. Purtroppo nel mondo tutto è incentrato sulla vendita. Quindi, ragion per cui, se noi vogliamo vendere un viaggio, dobbiamo intanto capire come fare, a chi venderlo e quali sono le leve commerciali per poter raggiungere il nostro target e soddisfare il nostro scopo. Quindi ci interesseremo di quelli che sono gli elementi di tecnica commerciale del turismo, considerando, come sempre vi ho detto, che tutti gli argomenti trattati fino ad ora e soprattutto da ora in poi si possono attenere, allineare e assegnare al turismo religioso. Quindi qui io avrei potuto tranquillamente aggiungere elementi di tecnica commerciale del turismo religioso, solo che specificavo troppo. In realtà va bene così del turismo, poi è ovvio che lo possiamo plasmare a quello che è il turismo religioso a tutti gli effetti. Intanto definiamo che cos'è turismo. Il turismo è l'insieme delle attività delle persone che effettuano uno spostamento o soggiornano al di fuori dell'abituale ambiente per almeno 24 ore e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Chi si allontana dalla propria residenza per un lasso di tempo inferiore alle 24 ore, quindi senza effettuare un pernottamento, è denominato escursionista. Quindi, chiaramente, quando noi andiamo, allora ragazzi, facciamo la gita, la scampagnata fuori porta. Partiamo la mattina, andiamo a vedere i sassi di Matera e torniamo la sera. Paradossalmente non stiamo facendo turismo, stiamo aiutando il turismo, ma non lo stiamo facendo perché abbiamo effettuato una gita, una scampagnata fuori porta, una escursione. Oh, è chiaro che se siamo andati a Matera e ci siamo visti il presepe, abbiamo mangiato in pizzeria o al ristorante e siamo andati alla spa, certo, abbiamo fatto turismo, cioè nel senso abbiamo speso all'interno di quello che è il comparto turistico, ma non siamo definibili turisti, bensì escursionisti. Il turismo, quindi abbiamo definito che cos'è il turismo. Adesso, per lavorare nel nostro comparto, quindi nella nostra azienda, quali step dobbiamo seguire?
Cioè, io mi riferisco purtroppo sempre, cioè, prendo come spalla sempre Domenico ed Ernesto, perché sono stati quelli che hanno attivamente seguito di più. Abbiamo capito che io, Domenico e Ernesto, abbiamo questa azienda, questa SRL, ci piace il turismo religioso, dobbiamo però adesso cercare di capire e di conoscere il mercato, perché altrimenti correremmo il rischio di farci male. Abbiamo capito il contratto di trasporto perché chiaramente abbiamo un pullman, quindi sappiamo come portare queste persone dall'aeroporto alla chiesa, però dobbiamo intanto capire se in effetti questo mercato è idoneo o meno al nostro scopo. Come lo capiamo? Solo studiando il mercato turistico. Diamo la definizione. Mercato turistico si definisce mercato turistico, dopo aver definito il turismo, l'insieme degli scambi di beni e servizi turistici originati dall'incontro tra domanda e offerta, dove la domanda turistica è la quantità di beni e servizi richiesti dai turisti a un certo prezzo in un determinato momento. L'offerta turistica è la quantità di beni e servizi turistici che i venditori sono disposti a cedere, a vendere a un certo prezzo in un dato momento. Quindi, quando la domanda e l'offerta turistica si incontrano, creano il mercato turistico. Secondo voi, noi che siamo stati escursionisti a Matera in giornata, la gita fuori porta. Siamo definibili turisti o escursionisti? Siamo dei semplici escursionisti. Quindi, però, vi faccio un esempio. Siamo escursionisti, siamo andati a Matera e abbiamo comprato il biglietto per vedere i presepi. La mattina ci siamo infreddoliti, poi siamo andati alla spa. Al centro benessere abbiamo pagato il percorso spa. La sera abbiamo addirittura cenato in un ristorante vista Sassi di Matera e poi ci siamo tornati a dormire a casa nostra a Bari. Che siamo escursionisti. Secondo voi abbiamo fatto mercato turistico? Io che sono stato escursionista, è vero che ho dormito a casa mia. Quindi ho risparmiato 40 euro d'albergo. Sono andato a Matera la mattina e ho pagato 20 euro per i mercatini, 50 euro per la spa e 50 euro per il ristorante. Sono servizi turistici che io ho richiesto, quindi la mia è una domanda turistica. Dall'altra parte, ho trovato qualcuno che me li offrisse? Sì. Perché c'era l'accoglienza, l'APT, che comunque con 20 euro mi ha fatto vedere il presepe vivente. Quindi l'offerta ha incontrato la mia domanda. Avevo freddo, ho cercato una spa, la mia domanda turistica, e ho trovato l'offerta turistica. C'era un bel centro benessere, mi sono fatto un'ora nella piscina coperta, riscaldata, ho pagato 50 euro, ma va bene, perché era quello che volevo. La mia domanda ha incontrato l'offerta. E la sera poi mi sono deliziato con una cena vista Sassi, Massi di Matera, e quindi ho pagato 50 euro. Avevo una richiesta, avevo fame, domanda turistica, ho trovato corrisposto l'offerta turistica del ristoratore. Io ho speso 120 euro in escursione. È vero. Ho risparmiato i 40 euro del pernottamento. Immaginate però se fossi stato turista, fossi andato a dormire a Matera, ma non avessi fatto nulla di nulla. Cioè, la mattina il presepe non lo volevo vedere. Alla spa, siccome non mi ero infreddolito, non ci sono andato, e a cenare mi sono portato i panini da Bari, da casa mia. Quanto ho lasciato sul territorio 40 euro rispetto ai 120 dell'escursionista. Chi ha creato più turismo?
L'escursionista. Questo cosa vuol dire? Che dobbiamo cambiare quelle che erano le dinamiche vecchie del turismo e questo vale in qualsiasi nazione. Io chiaramente parlo dell'Italia, ma questo lo si può vedere in qualsiasi altra nazione perché le dinamiche turistiche sono cambiate perché 30 anni fa, 50 anni fa, il turismo, il turista era legato all'accommodation, cioè alle strutture ricettive. Tu andavi a Firenze, la cosa importante era che dormivi a Firenze. Nel tempo si è capito che l'esperienza vale molto di più del pernottamento. E l'abbiamo visto nel nostro esempio. Un escursionista ha speso di più di un turista. Quindi questo cosa vuol dire? Che noi, che ora abbiamo un'azienda e dobbiamo conoscere il mercato turistico per portare fedeli religiosi a vedere Matera, a vedere San Nicolo a Bari, Padre Pio a San Giovanni, che cosa abbiamo capito? Abbiamo capito una cosa. Che non è importante vendergli solo il pernottamento, ma è più importante che il turista stesso, cioè colui che dorme fuori, diventi escursionista. Viva l'esperienza sul territorio, che è quella che ti lascia il ricordo. Perché se io ti faccio dormire a San Giovanni Rotondo, ma non ti faccio visitare la basilica dove dorme Padre Pio, non ti ho lasciato nulla. Così a Matera, così a Bari, così a Lecce, così in Svezia, in Romania, in Albania e in Spagna. Sono le bellezze del territorio, culturali, artistiche, storie, l'esperienza che lascia il ricordo. E l'esperienza la può vivere anche il solo escursionista. Ecco perché nel tempo la figura di turista e di escursionista si è quasi livellata, perché si è capito che il turista non è nulla senza l'escursionista, cioè fare turismo senza esperienza lascia poco. Quindi noi, per quanto riguarda il nostro progetto, abbiamo capito che adesso stiamo conoscendo il mercato, il nostro è un mercato che sicuramente ha domanda turistica e vi parlo della Puglia. Quindi di tutte le basiliche in Puglia, parliamo di turismo religioso. Quindi sicuramente abbiamo appeal, ok? Abbiamo quindi una domanda turistica, cioè siamo certi che c'è gente che vuole venirci a vedere. Il nostro ruolo deve essere quello di rendere i turisti escursionisti. Ecco perché non c'è più nessun viaggio che non si venda senza escursioni. Quindi possiamo andare avanti perché abbiamo capito che abbiamo conosciuto il mercato, sappiamo che il mercato religioso ha appeal nella nostra regione, sappiamo che c'è una domanda. Adesso cosa ci tocca fare a noi? Noi dobbiamo diventare il ristoratore per quell'escursionista di Matera. Dobbiamo diventare il centro benessere per l'escursionista di Matera. Dobbiamo diventare l'agenzia che organizza la visita del presepe vivente a Matera perché il cliente ce l'ha chiesto e vedrai che probabilmente se la cena sarà bellissima e dopo gli facciamo anche lo spettacolo di fine cena. Alle 11 di sera, vuoi vedere che non se ne torna a Bari e comunque dorme a Matera? E quindi lo trasformiamo da escursionista a turista. Nel nostro caso, che facciamo in camion religioso, noi abbiamo già un turista che gli abbiamo dato il volo dal Perù, è atterrato a Roma, a Bari, quindi il trasporto, quindi lui sicuramente dormirà, dobbiamo solo renderlo escursionista. E quindi possiamo andare avanti con il nostro progetto. Il mercato turistico è un mercato in espansione per i seguenti eventi: cambiamenti politico-sociali,
La crescita economica dei paesi dell'est europeo e di alcuni paesi asiatici determinano la nascita di flussi turistici con l'ampliamento del mercato di origine e del mercato di destinazione. La diversificazione dell'offerta, cioè l'arrivo sul mercato internazionale di nuove imprese impegnate a catturare specifici segmenti di mercato con offerte più vantaggiose, l'import del volo di internet. È un metodo, il prenotare online, è un metodo che cambia il comportamento del viaggiatore con la diffusione dei viaggi da streaming, ma che cambia anche il comportamento dell'offerta. Le caratteristiche della domanda turistica, le due caratteristiche della domanda turistica sono l'elasticità e la stagionalità. La domanda turistica è elastica perché può variare e anche di molto in relazione ai seguenti fattori: economici, chiaramente il livello dei prezzi dei servizi turistici, andamento dei cambi, le variazioni del reddito pro capite, fattori di instabilità politico-sociale, fattori demografici, fattori ambientali. Soffermiamoci su questo argomento della elasticità della domanda in base ai fattori economici. Voi tutti sapete che la pandemia ci ha chiusi 2 anni in Italia. In questi 2 anni, chi di voi ha avuto modo di spostarsi? Ha notato qualcosa nelle tariffe degli alberghi? Le strutture ricettive hanno aumentato i loro prezzi del 30-40%, nonostante gli aiuti statali. Questo perché vi parlo dell'Italia, perché l'Italia è stata la nazione che è stata più rigida nei confronti delle altre nazioni a chiudere i confini. Questo perché? Perché l'italiano era più ricco? Non credo. È diventato più ricco? Non credo. Semplicemente perché la domanda turistica è stata sempre la stessa. Quindi l'italiano voleva andare in vacanza, ma non aveva la possibilità di andare altrove. Quindi l'offerta turistica è diventata rigida, non aveva concorrenza. Quindi gli albergatori non hanno avuto la competizione di nazioni straniere. E di conseguenza hanno alzato i prezzi a dismisura, tanto l'italiano in Italia deve rimanere a fare turismo. Post pandemia, molte strutture ricettive italiane si sono trovate in difficoltà, giustamente, dando la colpa, responsabilità alla pandemia, che però c'è stata anche in Egitto e in Albania, quindi voglio dire, attribuendo la responsabilità alla pandemia. In realtà non è così. Molte catene alberghiere, molti alberghi in Italia hanno perso la domanda turistica perché i confini territoriali hanno aperto a una concorrenza meglio fatta. Molti italiani sono andati in Albania quest'anno a vivere le proprie vacanze. Io ne ho conteggio fattivo, oppure a Sharm in Egitto, dove una famiglia la mandi in vacanza con quello che spenderebbe in Italia per 3 volte. Quindi voglio dire, la domanda è influenzata, è elastica perché è influenzata da fattori economici, il prezzo, ma anche fattori demografici. E quindi fattori politici e sociali, fattori demografici. Quindi io personalmente voglio andare in vacanza, ma vado dove mi conviene. Quindi di conseguenza il mercato turistico viene chiaramente, come dire, viene influenzato dalla domanda, dall'elasticità della domanda turistica. Basta chiudere i confini che io posso costringere un italiano a stare in Italia e a pagare di più per fare una vacanza. Basta aprire i confini che l'elasticità della domanda mi porta l'italiano all'estero, quindi
mi fa cadere la domanda turistica in Italia. Di conseguenza, l'offerta turistica deve essere pronta come dire, deve essere pronta a questa sfida. Vedete, la domanda turistica è stagionale, si concentra in determinati periodi dell'anno per fattori climatici, legati all'organizzazione dell'attività produttiva, ma passiamo a quelle che sono le caratteristiche dell'offerta turistica. L'offerta turistica, come dicevo prima, è rigida, composita e variabile. Rigida perché le imprese che operano nel settore non sono in grado di adeguare la produzione di servizi turistici ai mutamenti continui della domanda. Cosa vuol dire? Rigida relativamente. Si vede chi, diciamo, ha fatto questa dichiarazione doveva essere proprietario di una struttura. In realtà, la domanda, l'offerta turistica è più rigida dell'elasticità della domanda, ma ha una leva che potrebbe farla diventare elastica. È rigida perché? Perché ad esempio se io ho una struttura di 10 camere e ho 20 clienti, non posso certo costruire 10 camere. Se ho una struttura da 100 camere e ho 50 clienti, non posso abbattere 50 camere, avrò dei costi sempre per 100 camere. Se mi fermo a questo, la mia offerta turistica è rigida. Secondo voi c'è una leva che potrebbe rendere la mia offerta da rigida a elastica? Una delle leve principali dell'offerta turistica è il prezzo, ma ce ne sono tante altre, anche meglio del prezzo, che si chiamano servizi di Servizi. accoglienza. Poi li vedremo. Andiamo avanti, anche perché se no non ce la facciamo. L'offerta turistica è composita perché è formata da tante componenti che, solo opportunamente assemblate, possono essere apprezzate dai turisti e partecipare come prodotto turistico. Le componenti dell'offerta turistica sono il territorio, tutti i beni e i servizi, i prodotti del territorio, e il territorio e tutti i beni e i servizi turistici offerti dalle imprese turistiche. Comporta quindi come conseguenza che nella formazione dell'offerta turistica concorrono sia operatori pubblici che privati. Operatori pubblici ovviamente sono lo Stato, la Regione, e gli operatori privati, ovviamente gli alberghi e le strutture di accoglienza, di trasporto, abbiamo visto i ristoranti. L'offerta turistica, vedete, è variabile nel tempo, perché vi sono imprese aperte con continuità nel corso dell'anno, imprese che sono aperte soltanto stagionalmente, quelle principalmente nelle località balneari, oppure imprese aperte per 2 stagioni, come ad esempio le imprese collocate nelle località montane, bistagionali, oppure pluristagionali, aperte 9-10 mesi all'anno, come ad esempio nelle località termali. Adesso passiamo a uno step successivo allo studio del mercato turistico. Abbiamo capito che il nostro mercato ha appeal. Abbiamo una domanda di turismo religioso. Abbiamo capito che la domanda è flessibile. Quindi questo vuol dire che tutto dipende dall'offerta. Quindi tutto dipende dalla nostra capacità di strutturare un'offerta idonea a quella che è la domanda turistica. Perché parliamoci chiaro. Se una persona può spendere 50 euro per dormire, è inutile dirgli che deve spenderne 100, non dormirà mai. Quindi, se abbiamo capito che la domanda di turismo religioso c'è, adesso dobbiamo strutturare un'offerta turistica che sia in linea con la capacità di attrarre quella domanda turistica. Per fare ciò, dobbiamo cominciare a strutturare il nostro famosissimo business plan. L'idea imprenditoriale l'abbiamo avuta. Come dobbiamo muoverci ora? Lo step successivo da fare prima della compilazione del business plan si chiama PAS, Palermo Ancona Savona, che altro non è che un piano di azione strategica. Che cos'è il piano di azione strategica?
Il piano di azione strategico è un documento che definisce gli obiettivi, l'indirizzo, le tappe sviluppo di un'impresa. Adesso siamo arrivati al punto di definire una strategia. Abbiamo avuto l'idea, abbiamo aperto l'azienda, abbiamo studiato il mercato, abbiamo capito che il turismo religioso ha appeal. Nel nostro territorio c'è una domanda religiosa. A questo punto struttureremo noi l'offerta turistica. Come? Avviando un piano di azione strategico, una strategia. È assolutamente auspicabile che ogni impresa abbia il suo piano di azione strategico, perché ne tragga un importante vantaggio competitivo e organizzativo. Il processo di sviluppo del piano aiuta i manager e la sua squadra, passo dopo passo, ad esaminare dove sono, dove voglio andare e come arrivarci. In assenza di un piano si naviga a vista e tutto il business viene vissuto giorno per giorno senza programmazione. Non si hanno quindi obiettivi e un'idea delle priorità da seguire. Un piano di azione strategico invece fornisce obiettivi di lungo termine e piani operativi tattici per raggiungerli. Sebbene il titolare, i soci o i manager possano redigere da soli questo piano, il consiglio chiaramente è quello di realizzare un approccio collaborativo, un po' come avremmo dovuto fare noi con questa lezione, che coinvolga nel processo di pianificazione l'intera squadra gestita o una quota rappresentativa. Un piano di azione strategico deve comunicare le proprie vision e mission, darsi degli obiettivi strategici, potersi tradurre in elementi misurabili, cioè quota di mercato, tasso di crescita delle vendite. Chiaro? Adesso noi cominciamo a redigere questo piano di azione strategico. Come? Con la vision e la mission. Ne avete mai sentito parlare? Sicuramente. Che cos'è la vision? La vision è la dichiarazione di cosa si voglia fermamente essere nel medio-lungo periodo, la proiezione di uno scenario futuro che rispecchi i valori, gli ideali, le aspirazioni di chi fissa gli obiettivi e promuove l'azione. Dichiarare la propria vision significa dichiarare i propri intenti, dichiarare dove si desideri posizionare l'impresa nel futuro, dove per futuro solitamente si intende i prossimi 3-5 anni, e in alcuni casi di più. Una vision dovrebbe impostare la strategia generale dell'impresa e della squadra che ne fa parte. Dovrebbe essere coraggiosa e sognatrice. È ancora chiara, realistica, facilmente memorizzabile, breve e attuale. Una vision descrive il cosa e il perché per tutto quello che fa. Per esempio, la dichiarazione di vision di un e-commerce potrebbe essere: un giorno il 30% di tutte le transazioni di vendita al dettaglio sarà online. La nostra azienda fornirà ai clienti il miglior servizio e la migliore selezione di prodotti. Il nostro intento è che la nostra attenzione al servizio soddisfi pienamente i nostri clienti, i nostri dipendenti, i nostri fornitori, i nostri investitori. Vorremmo che il nostro shop fosse considerata una società di servizi a cui accade anche di vendere. Che cos'è invece la mission? Mentre una vision descrive dove si vuole arrivare in futuro, una dichiarazione di mission descrive ciò che si fa oggi. Quindi la mission è ciò che facciamo noi oggi per realizzare la nostra vision. Descrive cosa fai, per chi e per come. Concentrarsi sulla mission di ogni giorno dovrebbe consentire il raggiungimento degli obiettivi della dichiarazione di vision. La mission è lo scopo ultimo dell'esistenza dell'azienda, la giustificazione della sua esistenza è ciò che la contraddistingue dalle altre. Spesso si genera molta confusione proprio sul significato di vision e mission, non usandoli in maniera adeguata, ma sono due concetti distinti e separati. Quindi, se in un business plan un istituto di credito dovesse chiederci cosa noi vogliamo fare e noi gli dicessimo: io fra 5 anni voglio acquisire tutto il mercato del turismo religioso in Puglia, di che cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando della nostra vision, perciò ci dirà: sei un visionario, come intendi concretizzare il tutto con la nostra mission, quello che noi facciamo oggi? E ti dico come lo andremo a fare per realizzare quella vision. Adesso parliamo, entriamo e ci addentriamo in quelli che sono le specifiche leve di cui parlavamo prima. Vi ricordate quando abbiamo parlato all'inizio delle leve commerciali che noi dobbiamo utilizzare per poter soddisfare i nostri bisogni e quelli della domanda turistica? Quindi qui parliamo di veri e propri elementi di tecnica commerciale del turismo, perché no, religioso. Parliamo di marketing, politiche di vendita. Il marketing mix può essere definito come il kit di strumenti che i consulenti di marketing possono usare per svolgere il proprio lavoro. Questo kit consiste di quattro elementi: prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione. In inglese, visto che l'origine, diciamo, colui che ebbe questa intuizione, McCarthy, chiaramente le parole vengono dette in inglese, ciò sono le 4 P del marketing mix: product, place, promotion and price. Quindi, intanto, che cos'è il marketing? È importante cercare di capirlo, perché il marketing non è un documento. Si parla tanto di marketing, addirittura ci sono dei corsi di laurea in marketing, però dare la definizione del marketing è sempre stato difficile, quasi impossibile. Io mi sono fatto una definizione personale di marketing che spesso comunico ai miei allievi e che credo sia idonea in linea su quello poi che in effetti è il marketing. Intanto la parola marketing significa mercato, to market, quindi andare al mercato. Poi ha preso delle accezioni diverse, ma in realtà il focus, attenzione a questa parola, il focus è il mercato. Il marketing, secondo me, sono tutte quelle politiche di vendita, quindi tutte quelle leve commerciali che un imprenditore può utilizzare all'interno della propria impresa per raggiungere i propri obiettivi di vendita e soddisfare la propria offerta di prodotto in linea con quella che era la domanda del mercato in un determinato momento. Quindi, se io dovessi dare una definizione di marketing, lo definirei così: tutte quelle politiche di vendita e quelle leve commerciali. Il marketing mix offre un approccio che assicura che tutti gli elementi della strategia di marketing siano gestiti in modo semplice ma ordinato. Attraverso questi elementi si può descrivere l'essenza di quasi ogni strategia di marketing. Infatti, lo vedete, ricordavo bene, le variabili che tradizionalmente costituiscono il marketing mix abbiamo visto essere le cosiddette 4 P, in inglese 4 P's, teorizzate da Jerome McCarthy negli anni addirittura 50 del Novecento. Con il passare degli anni, seppur questo metodo si sia rivelato molto efficace con i mutare della società occidentale e di conseguenza delle regole del mercato, si è iniziato a sentire l'esigenza di tenere in considerazione altri elementi oltre i canonici quattro. Allora, ragazzi, io personalmente, siccome adesso andiamo a affrontare una tematica molto complessa, che è quella del marketing, e alla prossima lezione ne vedremo davvero delle belle, perché poi questo argomento a me appassiona davvero moltissimo, diciamo che io mi fermerei qui. Abbiamo dato la definizione del marketing,
abbiamo studiato per ora le quattro leve principali del marketing: product, place, promotion and price. Quindi siamo giunti nel nostro percorso a dover strutturare quella che è un'offerta turistica di un turismo religioso che deve essere in linea con la domanda di turismo religioso. Abbiamo studiato il mercato, adesso dobbiamo strutturare questa offerta. L'offerta la si può strutturare studiando le leve commerciali attraverso le politiche di vendita. Le leve commerciali possono essere le leve del marketing mix. E quindi studiando il prodotto, studiando il place, il territorio, il prezzo e, come vi dicevo prima, non so se vi ricordate, le azioni promo commerciali, quindi la promotion, la pubblicità.